Buongiorno, buongiorno a tutti! Inizia un nuovo vlog e in questa settimana vi porto con me. È la settimana prima del mio compleanno, quindi io un po' prima del mio compleanno sto presa bene e volevo condividere questo momento di gioia con voi, anche se in realtà quest'anno mi è presa che non volevo festeggiare, infatti penso proprio che farò una cena tranquilla a casa con qualche amico intimo, amico in generale, nel senso amiche, amici, no, amico intimo, vabbè, cancellate questa parte, e ordineremo la pizza, una cosa molto easy, ci saranno mie sorelle, mie nipoti, mia madre, cose così. Però, insomma, sono presa bene perché per me il giorno più importante dell'anno è il mio compleanno, ovviamente, quindi devo andarmi anche a fare l'autoregalo, è appena passata mia sorella con la macchina, e... E vabbè, quindi niente. Adesso sto uscendo con Denise, andiamo a fare un giretto. E quindi niente, parte il nuovo vlog. Sono tornata a casa, ho preso due cosette. Allora, iniziamo con questa pizza. C'è un po' di roba presa da OVS e un po' di roba che ho preso dal cinese accanto. Allora, ste ciglia magnetiche della Ardell, c'era il 30%, solo che queste me l'hanno passate 14,99 e mi hanno fatto il 30% da lì. Queste pure e queste pure, e di solito io le trovo a 20 euro prezzo pieno, quindi cioè ne ho prese tre e non si sa quanto ci farò. Ho preso queste cose, queste trombettine per il mio compleanno, i palloncini per casa, altre trombette, questo qua da mettere sulla torta, oro, perché ho preso le candeline oro 28, ben vecchio, però sono 28 e non li sento, quindi passiamo oltre. Poi ho preso sta palette The Essence Hola Rio, ce n'erano tante, New York e tutto quanto, però mi piaceva questa, c'ha proprio i colori che piacciono a me. Oddio, non si vede bene, però fidatevi, è veramente bella. Non so la qualità e se è scrivente, però è figa. Poi ho preso sti orecchini, sempre dal cinese, che stavano in offerta a 2 euro. Mi piacevano perché secondo me stanno bene coi capelli. Non so, non si vede, però hanno tutti sti piccoli strass boreali. E poi ho preso questa che avevo tolto dalla busta perché stavo un attimo a cercare di togliere tipo le pellicolette ai lati, che è tipo un burro struccante della Yes Too. Non ho mai provato nessun prodotto di sta marca, o forse avevo provato solo tipo un burro cacao e quindi era una cifra curiosa. E questo l'ho pagato tipo 11,99 euro, c'è anche la mini spugnetta, lo provo direttamente stasera e vedo un attimo se mi piace il profumo, che è buonissimo, però se tipo aprite la confezione è una mezza sola perché parte tipo da qua, quindi questo è il prodotto. Fine. Dentro sta busta invece c'ho delle scarpe e due paia d'orecchini che ho preso tipo a bancarella fuori dal negozio, l'ho pagati, venivano 3 euro l'uno e la ragazza mi fa 2-5 euro e ho preso insomma questi due cerchi, questo fatto così e questo classico, ma io non, già vedo che non rende, vi dico solo che non ho mai avuto un cerchio così grande, questo è proprio il cerchio all'apice delle buttons, penso più grande di questo, raga, non esiste, mentre una caviglia e non è piccola insomma. E le scarpe che ho preso sono queste qui, pagate 9 euro con il tacco largo, insomma per quando devo stare più assestata sul pavimento, e sono poi i tacchi da battaglia perché alla fine sono una cifra comodi, poi per 9 euro. Le volevo prendere nere, che sicuramente le avrei sfruttate di più perché ho tutto nero, solo che erano macchiate, allora ho detto vabbè, prendiamo le cipria. Guardate, c'hanno tutto l'interno fucsia. Che buonasera, io sto andando a dare una pompatina alle labbra, che è da tantissimo tempo che non le tocco, tipo da settembre, anche se sembrano tipo enormi in questo momento perché c'è tipo la luce che qua fa ombra e ci ho messo il burro cacao lucido e quindi fa effetto di più grosso, quando in realtà so labbra normalissime. Sono rimaste comunque gonfie perché ho raggiunto più o meno l'effetto che volevo, nel senso che comunque le prime volte che fai si sgonfiano, poi quando
si assestano un po', il filler te dura di più, però era andato via l'effetto tipo finto, strafinto, canottoso, quello che piace a me, e quindi sto tornando da lui, da Mario Bellioni. Sono arrivata, ce l'ho fatta col traffico. Yeah, sono arrivata in studio, mia 1, traffico 0. Io non mi ricordo se vi ho fatto un video specifico sul filler labbra, cioè c'ho proprio un vuoto. Però comunque, raga, io personalmente, poi il dolore è sempre soggettivo, io personalmente dolore 0. Infatti non vedo l'ora. Dottore, tutto abbronzato. Oh, raga, è abbronzatissimo. C'ha una abbronzatura invidiabile. È parecchio che non venivo, sarà stato tipo settembre-ottobre? Sì, sì, sono qualche mese. Però guardi come sono rimaste bene, gonfie. Perfette, sì, sì, sono alla grande, perfette. Ho finito, cioè raga, bellissime, gonfissime come piacciono a me. Dottore, non è perché è il mio, è proprio il meglio. Grazie. Belle, raga, proprio belle. Vi lascio il profilo Instagram del dottore qui da qualche parte, per chiedere tipo informazioni sul prezzo, queste cose qua, contattate direttamente la pagina di Instagram e vi rispondono. Giusto? Benissimo. Perfetto. Vabbè. Abbiamo finito, mo sono gonfissime, poi si assesteranno, anche se a me piacciono così gonfie. E niente, lui sempre più abbronzato e ma fa più a male perché sono mozzarella. No, vabbè, vi giuro, io innamorata, sono troppo troppo belle. E questo effetto rimarrà tipo per 3-4 giorni de fintume così gonfio, perché poi si assestano. Ma io le vorrei sempre così, ve lo giuro. Lo so che così gonfie non piaceranno a nessuno perché so troppo. Però sapete, a me piace l'eccesso. Troppo, troppo belle. Yeah, adesso si mangia sushi. Che buono, regà. Io ovviamente sono sushi cotto. Questo è quello fritto e questo è il Philadelphia col salmone cotto. Sono arrivati anche loro, i miei amatissimi spiedini di gambe. Buongiorno, io sto per uscire. Ieri non ho vloggato perché sono stata al compleanno della mia amica Ilaria e poi il pomeriggio ho avuto un sacco di cose da fare. E oggi sto andando a Roma Est con mamma perché volevo andare a vedere la nuova collezione dei Barbie da Sephora, perché ho letto che usciva aprile, oggi è primo aprile e spero insomma di trovarla. Mi stanno a dare un sacco fastidio gli occhi perché c'è sta luce del sole, mi immagino quello che passano le persone con gli occhi chiari. Se c'avete gli occhi chiari e vi danno fastidio con la luce, fatemelo sapere, perché sappiate che non siete sole. Oddio, a me, raga, sinceramente mi è mai capitato, c'ho gli occhi scuri, però ogni tanto, forse dopo il problema che ho avuto 2 anni fa, ogni tanto ho dei fastidi agli occhi. Vabbè, comunque se la trovo ve la faccio vedere la nuova collezione di Barbie. Tra l'altro ho lavato i capelli almeno 3 volte e so ancora azzurrissimi, ma non so più blu, so tipo un turchese meraviglioso. Bellissimi, ma io che sto chiudo che deve uscire mia madre, vabbè, dettagli. Questi però, non c'erano i pennelli e di tutti i rossetti che c'erano ho scelto questi 2 colori. Poi quando vado a casa vi faccio gli swatches. No, vabbè, ce la faccio, io innamorata. Fate caso all'unghie blu, che più lavo i capelli e più diventano blu. Sto con mia sorella, stiamo facendo un po' di shopping e ci siamo date alle spese pazze. Cioè, raga, io non sto sorrendo, fa vedere buste. Cioè, ci hanno da tutto qua. Buste bianche, poi buste. Mi sono non porta niente, eh? Perché non porti niente? Perché non puoi chiedere sta su cambraccio, eh? Perché è tutta roba tua. Sì, vabbè, è arrivato Marco. Amore, ascolta, ho beccato un cavallo sulla centrale del latte. Ma che stai? Te lo giuro, sono accorto, c'è stato un cavallo. È arrivato Marco a trovarmi, amore, per raccontarmi gli scoop. Cioè, guardate Marco, mi ripia, non mi mette manco i filtri. Ma stai la vecchia? Ci sono Cesar, tu metti il filtro Paris, ma che me fa Paris? Lo ma vattene, va, ma che ci faccio? Quanto è carino? Paris ti... Ti lavica il viso? Sì. Indovinate che giorno è oggi? Avete indovinato? No, perché non è il mio compleanno. Oggi è 3 aprile, quindi il giorno prima del mio compleanno. E io
c'ho un sacco di giri da fare perché devo finire le ultime cosette, tipo devo andare a gonfiare i palloncini quelli con l'elio perché ho comprato i numeri il 28 e quindi niente, vorrei che volassero questi palloncini. Devo andare a prenotare la torta che farò sicuramente con la panna, che cioè raga, la panna è la mia vita. Non so con che cos'altro, se cioccolato, vabbè, frutta, queste cose così, non lo so perché mi basta che c'è la panna. Devo andare prima a stampare il disegno dell'ostia perché io c'ho sta fissa quando ero ragazzina e penso che me la porterò pure fino ai 50 anni e oltre, sempre se Dio vuole che ci arrivo, che la torta ci deve avere l'ostia perché sennò più o meno non è completa. L'anno scorso ho fatto Jasmine con Aladdin, poi avevo fatto i pony ai 25, poi avevo fatto gli orsetti del cuore, tutte queste cose. Quindi quest'anno ho scelto un'ostia che o non ho mai fatto, ma ne dubito, o l'ho fatta veramente tanti anni fa. E provate a indovinare qui sotto, ma non sbirciate mandando avanti il video, mi raccomando. E quindi niente, incrociate le dita per me, che se non ho scelto la foto sgranata, anche questa dell'ostia ce la siamo tolta dalle palle. Comunque il rossetto che indosso è quello che vi ho fatto vedere di Sephora, della linea dei Barbie. Oh, io l'ho sbocciato in negozio, vi giuro, pensavo fosse un nude. Cioè io ricordavo di aver comprato un nude. In realtà è questo pesca metallizzato bellissimo che mi piace un botto, mi piace proprio un sacco. Comunque le labbra sono ancora gonfie. Di solito io ho una ripresa velocissima, cioè tipo in uno, massimo due giorni, ma non ci arrivo mai a due giorni, mi si sgonfiano e mi si assestano. Oggi siamo al quarto giorno e sono ancora gonfie. Di solito una persona, le dico normale nel senso perché, che ne so, 9 su 10, gli si sgonfiano in una settimana, quindi io ancora rientro, però mi fa strano proprio perché io dopo massimo due giorni ce l'ho già belle assestate. Vabbè, tanto a me l'effetto super canotto non mi dispiace. Adesso mi vado a vestire, che so, con la vestaglia di 8 taglie più grosse. E niente, ci vediamo dopo. Questi sono i palloncini che devono andare a gonfiare. E guardate un po', ho trovato anche questi che vanno sulla torta. Io li ho ricomprati. Brava mia, sei molto intelligente e furba, mi dicono. Vabbè, io tra l'altro non mi ricordo, perché ancora non mi sono avvantaggiata a montare il vlog. Cioè non mi ricordo se vi ho fatto vedere cose, però ho fatto le trombettine, vabbè, nel caso le rivedete, trombettine, palloncini, le candeline sono oro glitterate, 28, poi ho montato anche questi. Niente, vabbè, non troppo attenzione. Sto aspettando mia madre così facciamo questi benedetti giri, non so perché mi inquadro sempre dal basso, così mi esce il pappagollino, non lo so. E niente, avrei tante cose da dire, ma non le dico. Vi dico solo che ogni anno del mio compleanno piove, il che è veramente fastidioso, e oggi nella mia zona hanno staccato l'acqua, quindi mi sono dovuta lavare con le bottiglie. Ok, ho ufficialmente stampato la foto che porterò al pasticcere e ci farà l'ostia per la torta. Siete pronti? Chissà se avete indovinato. Olè! Quest'anno avrò la torta di Barbie. Guardate quale foto ho scelto. Bellissima. Dove c'è sta lei tutta bionda con la mesh tutta fucsia. Questa mi pare un po' viola lilletta. Però poi, insomma, sotto non c'è sta, quindi non lo so. Vabbè. C'ha sta farfalla qua sul vestito che coprirò con un fiorellino di zucchero perché sapete, cioè, io e farfalle non potevo stare nello stesso ambiente. Niente, sono molto contenta, mi piace un sacco. Ve l'aspettavate da me? Io penso di sì. Sta facendo buio fuori, sto a casa di mia sorella, infatti è scura la luce del video, però vabbè, spero che si senta la voce, insomma. E volevo rendervi partecipi del fatto che i palloncini li ho gonfiati, la torta è stata presa e tra l'altro sono andata in una pasticceria dove vado sempre tutti gli anni, però dal 16 di sto mese hanno cambiato gestione e ci stavano dentro dei napoletani. Sono molto contenta perché i napoletani cucinano un sacco bene, soprattutto i dolci, e quindi spero proprio che la torta sia buona. E quindi
Palloncini gonfiati, torta presa, sono venuta qua da mia sorella, ho recuperato il vestito che mi presta il suo The Michael Kors, che l'anno scorso è andata in Florida e ne ha comprati due, uno rosso e uno nero. Quello rosso l'ha regalato a me e quello nero era il suo, solo che con sti capelli quello rosso a me non sta bene. Visto che volevo mettere quello e so che ce l'aveva nero, gli ho detto me lo presti, e alla fine niente, sono venuta qua e l'ho preso, quindi ho fatto tutti i giri, finalmente mi potrò rilassare. Ci stanno giorni in cui è super ordinata e giorni in cui non lo è affatto. Anche lei c'ha questo qua di Bottega Verde che io amo alla follia, entrate da Bottega Verde solo per sniffarlo. Questa è la sua vita di Kiko, la ama, non so quante se ne ricomprate. Poi vabbè, c'ha tutti i prodotti di Giacomo che mi ruba a me. Marco, se vedi questo video, vedi chi è che mi ruba la bava di Lumaca. Poi c'è questo fondotinta che io sinceramente non ho mai provato, The Makeup Forever. E niente, poi c'è tutti noi cassetti, le acque profumate di Victoria's Secret. Questo che è? Latte detergente micellare della Licia. Rossettino di Sephora. Chissà che colore è. Bella, lei si mette questi colori. Guardate la collezione di Funko Pop che ha mia sorella. Cioè, ne ha tantissimi. Io ho sto dentigarello, raga, che mi accompagna da anni. Ce n'ha tantissimi ed è più fornita di un GameStop. Perché voi pensate sono solo questi, ma in realtà cioè, arrivano tutti fino a dietro. Mia sorella, anche se non sembra dall'aspetto, ha un animo nerd. E quindi niente, questi sono tutti i suoi. Ah no, questa fila è solo questa. Vabbè. Buongiorno, scusate il vetro un po' zozzo qua, con questa mia immagine di me con la fascetta e la faccia oscurata perché sto facendo una maschera all'argilla nella zona T e una idratante per la parte restante del viso, vi dico che è il mio compleanno! Fatemi tanti auguri qui sotto nei commenti, vi amo, basta, tra poco mi darò una restaurata e niente. Vi porto con me per tutta la giornata. Dirvi che la mia casa in questo momento è incasinata e dire niente, questo era il vestitino che c'avevo oggi con la vestaglietta e questo è quello che metto stasera, che sarebbe quello di Michael Kors che mi ha dato mia sorella. Vado a prendere la torta. Ecco, adesso sono arrivata. Ma che mi mando dov'è? Sono andata a prendere le cose. Guardate che carini sti centro tavola. Molto rosa, molto un po' gypsy. Farfalle, io c'ho paura che erano farfalle. No, già ero morta. Kevin ha le prese con i numeri. Mi ha dato 82 anni. Non esagerare. No, non fa niente, intanto il botox non si vede niente. C'ho 16 mesi. Carina. È arrivata Denise e spoiler, Denise è bionda. Facci vedere i tuoi capelli. Allora, lascia perdere che c'ho la stessa consistenza da canapa di Aini. Vedi che gli dava alla, come si chiamava, capretta? Vabbè, la capretta di Aini. Ah, è vero, c'aveva un nome, si chiamava Fiocco Bianco. No, Fiocco Bianco, Fiocco di Neve. Fiocco di Neve. È arrivata Giulia, gran richiesta, cioè sono anni che si chiama il mio compleanno, perché il giorno del mio compleanno Giulia sta sempre male. E c'è Naomi. L'arriva Marco, c'è pure Conqui ma non la inquadro perché non vuole essere inquadrata. C'è già la mia sorella, ci stanno i miei nipoti. Melissa, salutami. E questa sono io, guardate che belli i miei capelli, il vestito che tra poco mi scoppierà addosso, ma si può mangiare, no? Dobbiamo aspettare Marco. Ciao Marco! Non mi devi incontrare che sono ingrassato. Raga, la mia non funziona. Ah, si è sbloccata. Vedi, non funziona più. Niente, basta, cambio. Potete capire quante ce n'ho, portate per tutti. Quasi litigano il wifi, Marco, tu l'hai preso. Amore, voglio fare... Dov'è il wifi?
Ma non ho sentito, sto un po' imbambito. 1, 2, 3, 4, 5. Aspetta, guardiamo. Ma qual è il tuo volevo? Il tesoro. Sì, io l'ho messo. Per riempire un po' il tavolo. Mi ho lasciato quel tavolo di apposta. Sì, io mi avrei portato qua. Grazie, cara. No, no, ma stiamo sentendo lei allora, è una coraggiosa temeraria. Oddio, ma guarda, c'è sta pure la melanzana, c'è sta pure l'altra melanzana. Olive. La melanzana con olive, ci sono i locali. Non mi dobbiamo vedere un altro. Cade a morire qua. Che cuore. Ma infatti, ma perché non mi nessuna pia? Perché stai aspettando te. Non la prendo, la fai. No, questa era un pezzo solo io, lasciamo. Dai, allora lasciamo io. È arrivata anche Deborah. Oddio, ma sto con gli occhiali da Bernardone, adesso ho l'occhio pigro. Oh, quando si è messa a dieta, ha dovuto mettere occhiali perché non ci vede più da fame. Ma prima si ha fatto una mia torta, guardate che bella, qua c'era una farfalla, io ho fatto fare una decorazione per coprirla. Ah beh, voi lo sapete perché avevo detto, comunque, eccola! Qua tutte le candeline. Dove le metto? Tu me fa cagà, tu me fa cagà. Ma chi sta in là? Fai schifo amori, non te può vedere. Fa schifo. Ma c'è perfetto. Aspetta, eh. Oh, ma sei vicino. Dai, devi sappiamo la paralisi. Ho capito, non è colpa mia. Dica nera. Dimmi, aspetta, spingi, eh. Sì. Aspetta, un po' ci metti un attimo. Però iniziamo a cantare tanti auguri. Una pericolosa volta. Non lo so, una non ho capito. Potete cantare, grazie. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Sento un po' Bridget Jones in questo momento, vorrei sparare le cazzate a rabbia, quindi io mi metterei a mangiare la torta. Ma quelle sono le candeline. Quelle candeline costose. No! Ma cosa ci ho fatto che fuori? Se la voglio anch'io. Bella che si sta nascondendo mezza faccia dietro i capelli di zia. Non guardo. Benissimo. Ho fatto. Guarda me, guarda me. Ho fatto un attimo. Mi guarda. Io ho fatto. Dammi il telefono, facciamo una torta. Tipo non guarda che sono mezza. Ah, se poi faccio l'altra faccia mia. Come che faccio sempre le foto. Cosa scusamo? Come sta la guardando, ma io sto a far video. Stupendi. Vai Marco, tocca a te. Ecco, ho soffiato le candeline, ora esprimo il desiderio e le rompo.